viene manovrato dalla camorra. Molti gli spettatori incuriositi ed anche le polemiche, tanto che lo spettacolo è stato prorogato fino al 4 marzo. Ai nostri microfoni il protagonista. Antoine, dalle canzoni neomelodiche dedicate ai giovani di un po' di tempo fa, ai temi sociali, dallo stupro alla camorra in scena. Come mai questo cambiamento? Perché voglio mettermi in gioco continuamente, giorno per giorno. Io cantante neomelodico, tra virgolette, ho fatto questa grande esperienza teatrale, teatro alternativo tra l'altro, in questo spettacolo Il Re che parla della storia di un uomo che viene utilizzato e poi è gettato via al termine di convenienza. Quest'uomo è Lello Iovino, che sono io il protagonista, e il tutto si aggira in una città difficile come questa, che è Napoli. La camorra, la droga, le canzoni, ma è un testo che è stato scritto da Roberto Russo, un testo tutto in napoletano, molto crudo. Abbiamo avuto un buon successo a Napoli, al Teatro Licantropo, dove abbiamo replicato per circa un mese. Io mi alterno tra teatro, canzoni, e adesso spero di arrivare al cinema, perché c'è in corso questo progetto cinematografico con questo film che si chiama appunto Il Re, e spero di fare anche quest'altra esperienza importante, che è quella del cinema. Abbiamo detto camorra, a quanto pare durante questo spettacolo, che tra l'altro è stato prorogato perché ha avuto molto successo, qualche, chiamiamolo collega, si è arrabbiato, perché? Questo non lo so, io non mi sono assolutamente arrabbiato, anche perché io sono al contrario di quello che è Lelio Mino in uno spettacolo. Io sono stato presente in questo, prima di tutto per fare un'esperienza nuova, e poi anche per dire che io sono dei cantanti neomelodici, tra virgolette, come me, che sono delle persone che sono oneste, che fanno questa professione con dignità, e quindi l'ho fatto appunto per prendere quelle parti dei miei colleghi, dei miei amici, che sono come me, che sono persone che fanno questa attività con grande serietà. Sport, parliamo di calcio.